Il mastro delle vedove. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il Governo per aver accolto l'ordine del giorno numero 55, ma devo dire che siamo indisposti all'idea che anche questo ordine del giorno venga indirettamente finanziato per l'intervento del tramite dell'utilizzo del MES. Vedete, ho sentito i toni stentorei in quest'Aula di alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle. Dicono mai verrà attivato il MES. E allora non ci vogliamo far trascinare, colleghi, in una polemica e in un muro contro muro fra partiti. Vi vogliamo ricordare che l'ora è fatale, che oggi si decideranno per domani e per sempre i destini dell'Italia, che oggi dobbiamo decidere senza farci, come dire, irretire da logiche partitocratiche fuori tempo massimo da che parte stiamo. E il bivio ci dice che c'è in ballo la sovranità nazionale. Allora Giorgia Meloni, con un atto di generosità straordinaria, vi ha già detto: sono disposta a ritirare la mia firma. Fate vostra questa battaglia, perché noi, se la farete vostra, saremo disposti a sottoscriverla. Diteci cosa c'è. Cosa c'è in quest'ordine del giorno nel quale si impegna il Governo, e voglio leggerlo a imperitura memoria, della solarità, della pacatezza, della serenità con cui non si tende alcun tranello ma si difende la sovranità nazionale. Si impegna il Governo a non utilizzare in alcun caso il MES per far fronte all'insieme delle misure volte a contrastare l'attuale emergenza, sia con riferimento alle spese di potenziamento del servizio sanitario nazionale, sia quelle del sostegno del lavoro, della liquidità, delle banche, delle famiglie, delle imprese e ogni altra spesa utile. Ora, questo è il senso finale. Chi vuole attivare il MES o comunque ritiene che si possa in futuro attivare non voterà quest'ordine del giorno. Chi vota quest'ordine del giorno oggi riafferma la centralità del Parlamento anche sul Governo, la centralità dell'Italia anche sull'Europa, la fierezza dell'Italia rispetto alla troica europea, e racconta che in questo Parlamento trasversalmente c'è qualcuno che non intende fare lo scendiletto della troica in Italia. Ve lo chiediamo davvero, quasi in ginocchio. Diteci che cosa eventualmente debba essere modificato. Diteci se il problema è la prima firma Giorgia Meloni, che con generosità ha già detto la ritiro, firmatela voi. E se non fosse così, per dignità, diteci almeno una cosa: continueremo a non firmare il vostro ordine del giorno, perché per noi le battaglie partitocratiche vengono prima dell'interesse nazionale. Ma se davvero i toni stentorei che ho sentito prima rappresentano quello che nel vostro cuore sentite per davvero, si alzi adesso, ora, subito o mai più il capogruppo del Movimento 5 Stelle e ci dica: per motivi partitocratici non voteremo il vostro ordine del giorno, per motivi partitocratici non ci confronteremo col vostro ordine del giorno, ma vi assicuriamo che se verrà utilizzato il MES ci dimetteremo in massa e porremo fine al governo che ha fatto da scendiletto alla troica europea. Se farete così, avrete perso un'ottima occasione per trasversalmente dire no alla troica, ma avrete guadagnato della dignità. Attendiamo adesso, non domani, una vostra risposta. Deputato Lollobrigida. Il mastro lo vede per la mascherina prima di salutare tutti, grazie. Grazie Presidente. Io
Non ho capito, capisco che è in rituale, però siccome il collega Del Mastro ha invitato il capogruppo del vostro movimento, non del vostro Movimento 5 Stelle, a replicare eventualmente a questa richiesta che abbiamo fatto, anche questa mattina abbiamo formalizzato rispetto all'ordine del giorno. Una volta che uno contestualizza può trovare responsabilità su chi ha attivato qualcosa, ma le persone che sono qui dietro hanno detto che quando sarebbero arrivate in quest'aula avrebbero cambiato tutto. Se il MES rimane in piedi come strumento non è che abbiano cambiato un granché. Allora l'offerta che il collega Del Mastro ha ribadito potrebbe essere anche raccolta, nel qual caso evidentemente non ci sarebbe ulteriore motivo di intervenire. Però un'altra questione che è stata citata questa mattina dalla Meloni, che non è stata smentita, dal Presidente Meloni, che non è stata smentita, è l'eventualità, si fosse ragionato di proposte alternative, il governo, almeno la parte rappresentativa del Movimento 5 Stelle che siede oggi al governo, avrebbe potuto dire questo testo così non ci convince, scriviamone un altro che dica nel dispositivo quello che il governo va blaterando sui social, no? Quando dice, garantisce che il MES non verrà mai attivato, scriviamolo su un pezzo di carta, perché vede, quando si dice e si sbeffeggia uno strumento democratico come sono gli ordini del giorno, come abbiamo sentito prima dal collega, dicendo è uno strumento inutile sostanzialmente, quindi state utilizzando uno strumento inutile. Bene, io credo che non ci sia nessuno strumento, lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle, inutile quando si dibatte all'interno di questo Parlamento. Gli strumenti che veniamo utilizzati, e in questo invito anche la Presidenza della Camera a fare chiarezza su quello che viene definito da alcuni un pezzo di carta. Vedete, noi consideriamo gli impegni, la parola, già una cosa importante, ma un pezzo di carta votato dal Parlamento è una cosa sacra che impegna quest'Aula e impegna noi per conto degli italiani che abbiamo rappresentato e che abbiamo chiesto di garantire. Per questo noi abbiamo chiesto, Presidente, e voglio smentire il collega Ceccanti del Partito Democratico, che non qui, perché non mi è sembrato sentire molto prendere la parola al Partito Democratico, ma che su un'agenzia ha detto che oggi Fratelli d'Italia, venendo in aula, mancano due deputati, uno ha la febbre, l'altro ha il coronavirus e quindi, come sapete, sta in quarantena il nostro questore Cirielli, gli altri ci sono tutti, perché noi abbiamo annunciato per iscritto da giorni e abbiamo detto nella riunione del Presidente di gruppo che Fratelli d'Italia sta qui, sarà qui sempre e compattamente. Quindi se manca qualche collega non si può immaginare il voto telematico, si vota da casa, già qui qualche coercizione di troppo la subiscono alcuni colleghi. Figuriamoci se si votasse da casa col voto telematico, come qualcuno follemente propone, e il collega Ceccanti a mio avviso è uno di questi. Ma non si permetta di dire che tra i nostri banchi si annidi qualcuno che manca di parola, perché noi la nostra parola la manteniamo con i parlamentari, la manteniamo con gli elettori, la manteniamo con tutti quelli con cui prendiamo impegno. Ed è per questo che, capendo la vostra coerenza nel votare a favore del MES, non capiamo ancora oggi per quale ragione il Movimento 5 Stelle non trovi il modo di dire con chiarezza ai cittadini qual è la propria posizione sull'argomento e far impegnare questo Parlamento in un senso o in un altro. Non va bene il nostro ordine del giorno? Fatene un altro. Non va bene quello che è sancito in un ordine del giorno? Scegliete un altro strumento. La nostra Costituzione prevede, rispetto alle comunicazioni dei presidenti, delle risoluzioni. E che una risoluzione e un ordine del giorno cambiano in maniera così radicale l'impegno? Poi sarà il Presidente del Consiglio a dover onorare gli impegni con il Parlamento o fare un po' come gli pare, come sembra voler fare. Non c'è niente di male a cambiare idea. Non c'è niente di male a cambiare idea. Ma abbiate l'onestà di dire, come Crimi ha iniziato a fare a nome vostro sui maggiori quotidiani, che avete aperto a questo diabolico strumento che fino a poco tempo fa sembrava anche per voi il male per l'economia italiana, il male per le nostre famiglie, il male per i nostri figli. Noi continuiamo a pensarlo. Se avete cambiato idea, venite qui a dirlo con onestà. Non c'è niente di male, non c'è niente di male. Vi capiamo, non so se vi capiranno quelli che vi hanno votato. Deputata Giannone.